Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telecittà. Partiamo da Noale, dove i carabinieri la settimana scorsa hanno posto sotto sequestro cautelare due aree dove erano state stoccate 280.000 tonnellate di rifiuti perché trattati in modo illecito. Un'area si trova a Paese, in provincia di Treviso, e una appunto a Noale. C'è preoccupazione tra i cittadini e a Noale si è svolto un incontro voluto dagli ambientalisti. Sentiamo il servizio con le domande che si pongono e cosa dice l'amministrazione comunale. Incontro degli ambientalisti annuale in provincia di Venezia dopo il sequestro di materiale inquinante avvenuto nei giorni scorsi. Prima intervistando qualche cittadino della zona, dei comuni limitrofi, hanno detto che nei comuni limitrofi ci sono delle ordinanze che impediscono appunto l'irrigazione, anche la coltivazione dei terreni. Attualmente qui siamo, quindi il comune di Nave. Diciamo che è soprattutto l'assessore Dini che segue l'aspetto dell'ambiente. Comunque noi siamo intervenuti in questo modo quando abbiamo avuto segnalazioni di pericolo. In questo momento noi non abbiamo ancora dati certi per cui dobbiamo intervenire rispetto alla ditta o alle situazioni, in quanto c'è la magistratura e ci sono gli enti preposti che si stanno muovendo. Siamo in attesa anche noi di avere quei dati o quegli elementi, per cui dove abbiamo potuto muoverci? Noi ci siamo mossi soprattutto con l'ARPA e con chi era vicino al comune e con chi ci ha fornito i dati fino ad ora. Allora, le prime segnalazioni sugli odori risalgono ormai qualche anno fa. Allora, abbiamo sentito prima che la centralina ARPA però ha una certa distanza rispetto al sito di cui si parla. Perché non avete pensato con l'ARPA di fare un'altra centralina magari più vicina al sito? Ma allora l'ARPAV fa delle valutazioni anche in base alla norma e in base alle regole che ogni azienda, soprattutto di questo tipo di settore, come le aziende chimiche, deve ovviamente per obbligo mantenere. Quindi noi ovviamente ci siamo appoggiati all'ARPAV, che è l'ente sovracomunale che deve appunto garantire le verifiche anche per la salute pubblica. Ovviamente l'ARPAV ha fatto delle scelte, l'azienda ha delle centraline interne che sono collegate ad un sistema di monitoraggio diretto che si chiama Urso e attraverso questo monitoraggio costante praticamente si valutano i valori. Quindi dagli ultimi esami ARPAV che noi abbiamo del 2017 arrivati a maggio 2018, tutti i valori del monitoraggio ARPAV sull'acqua e sull'aria erano regolari. Quindi noi al momento non abbiamo altri dati rispetto a quanto gli enti sovracomunali dichiarano e mandano, spediscono al comune, all'amministrazione pubblica. Quindi ad oggi sì, noi abbiamo queste indicazioni, ovviamente si faranno delle valutazioni anche con questi enti ARPAV piuttosto che l'ASL di fare sia degli accertamenti adesso a breve come abbiamo già chiesto ieri mattina con urgenza, ma anche magari si faranno delle valutazioni di posizionare altre centraline magari più a ridosso dell'azienda o comunque più a ridosso delle abitazioni che confinano con Salzano, giusto per avere anche dei parametri diversi. Alberto Pesce, Nuova Ambiente, alla luce dei fatti, in questo momento voi come Comitato Cittadini cosa pensate di fare e cosa chiedete all'amministrazione e agli enti? Allora, chiediamo all'amministrazione che si faccia parte civile in questa situazione che vede l'ipotesi di un deposito di prodotti inquinanti e chiediamo informazione anche alla magistratura se questi depositi che si ipotizza siano inquinanti possano essere pericolosi per la salute dell'uomo e quindi degli abitanti che ci sono annuale. Il professor Gino Gerosa è il nuovo presidente della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca, direttore della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera ed universitaria di Padova. Lo specialista, originario di Rovereto, succede al vertice della società scientifica al professor Francesco Musumeci. Tra le altre cariche per il 2019-2020, ratificate al congresso a Roma, anche quelle del vicepresidente Lorenzo Galletti e del segretario scientifico Alessandro Parolari. Gerosa vanta una lunga esperienza professionale all'estero ed è stato insignito nel 1993 del prestigioso Alexis Carrel Award dedicato all'omonimo premio Nobel per la medicina.
E ora ancora cronaca, è stata fermata con in tasca un biglietto navale per la Tunisia al casello di Padova Est, mentre con un furgone carico di merce rubata tentava la fuga verso il porto di Genova. Andiamo a sentire più dettagli. Arrestata all'imbocco del casello autostradale di Padova Est, una donna tunisina di 50 anni, sorella dell'uomo arrestato dalla polizia della città perché ritenuto l'autore di numerose spaccate. L'uomo, che è in carcere, aveva ricevuto la visita della sorella e le aveva indicato il luogo dove teneva nascosta la refurtiva. Il nascondiglio segreto era in un'aula chiusa a chiave in una scuola abbandonata a Mortise. La donna con un furgone è andata a recuperare la merce, giubbetti, vestiario e biciclette rubate ed era intenzionata a portare tutto in Tunisia. È stata fermata dagli uomini delle volanti della polizia della questura di Padova mentre si dirigeva al porto per imbarcarsi verso la Tunisia. La straniera è stata fermata per ricettazione. Riprendono domani i lavori di ripristino e consolidamento del ponte degli Alpini a Bassano del Grappa, completati i lavori di somma urgenza con la messa in sicurezza delle stilate 3 e 4. Oggi è stato consegnato il cantiere all'azienda appaltatrice, la Inco di Pergine Valsugana, che ha deciso di partire immediatamente. Adesso ci spostiamo nuovamente a Padova, dove una mamma di 40 anni, tossicodipendente, ha preso il bambino che era ricoverato in ospedale, portandolo via senza avvisare i medici. Andiamo a sentire. Una mamma di 40 anni è entrata nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova e ha portato via il suo bambino di 2 anni che si trovava ricoverato, poiché temeva che i servizi sociali lo allontanassero da lei. La donna, che ha problemi di droga, ha agito di nascosto dai medici. Quando questi ultimi, come riportano i quotidiani locali, si sono resi conto che il piccolo, in attesa dell'esito di alcuni esami perché positivo alla cocaina, non c'era più, hanno dato l'allarme alla polizia che ha avviato le ricerche. La donna potrebbe essersi rifugiata da qualche parente. La quarantenne, stando a quanto si apprende, avrebbe problemi di tossicodipendenza. Per questo il suo caso era stato segnalato al Tribunale dei Minori e ai servizi sociali del comune dell'Alta Padovana in cui risiede. Sono stati oltre 130.000 i test effettuati gratuitamente durante il Dia Day, la seconda edizione della campagna nazionale di prevenzione del diabete, alla quale hanno partecipato più di 5.000 farmacie. I risultati sono all'esame del board scientifico che li elaborerà, tenendo conto anche di variabili demografiche come età e sesso. I dati raccolti ed elaborati da Promofarma saranno resi disponibili alle istituzioni sanitarie e potranno contribuire all'individuazione di azioni di contrasto alla diffusione della patologia e delle sue complicanze. Un altro caso di cronaca è ancora a Padova, protagonista un algerino che ha seminato il panico in zona Arcella, ma è stato arrestato. Andiamo a sentire. Un algerino è stato arrestato in zona Arcella, Padova, per una serie di furti piuttosto singolari. Il valore della refurtiva non avrebbe superato le poche decine di euro, mazzi di fiori e giocattoli. Questa la merce che ha portato alla denuncia il 34enne nordafricano, accusato prima di tentato furto e poi di rapina impropria. Il suo territorio di caccia era la zona San Carlo dell'Arcella, dove nella giornata di domenica ha colpito 3 volte nel raggio di pochi metri. Alle 9.30 in via Guidoreni ha rubato alcuni fiori alla fioreria Arcobaleno per poi puntare mezz'ora dopo un venditore di rose bengalese. L'ultimo atto si è svolto nel pomeriggio al supermercato PAM in galleria San Carlo, dove i dipendenti lo hanno sorpreso mentre cercava di uscire dal negozio dopo essersi intascato un giocattolo da 10 euro. A quel punto sono arrivati i carabinieri che, restituito l'oggetto, hanno denunciato l'algerino. Inizialmente l'accusa era di tentato furto, ma approfondendo le indagini sono emersi i 2 episodi precedenti. L'aggressione al bengalese, sentito dai militari, ha aggravato la sua posizione, estendendo la querela a rapina impropria. Ancora guai per l'ex sindaco di Abano e Montegrotto, Luca Claudio, che è stato condannato a 5 mesi e 5 giorni di carcere per tentata induzione a dare e promettere utilità a un imprenditore e per turbativa d'asta. Il processo riguarda la bonifica dell'area delle Giarre ad Abano, per la quale nel 2015 era stata predisposta una gara d'appalto. Stando a quanto emerso a dibattimento, Claudio avrebbe chiesto alla ditta vincitrice una tangente di 280.000 euro, pari al 10% dell'importo totale della gara.
Al fine di ottenere il denaro, Claudio avrebbe fatto manomettere le buste per l'aggiudicazione. La tangente pattuita non sarebbe stata però ritirata perché nel frattempo sono sopraggiunti gli arresti. L'ex sindaco dovrà risarcire il comune di Abano, costituitosi parte civile. E come sempre chiudiamo con uno sguardo al meteo. Fino a domani mattina la regione si troverà sotto l'influenza di correnti in prevalenza cicloniche. Il cielo sarà nuvoloso e temporaneamente molto nuvoloso e sarà probabile qualche modesta precipitazione. In seguito la pressione in ripresa renderà il tempo stabile e almeno in parte soleggiato. Venerdì pressione nuovamente in calo con aumento della nuvolosità. Vi ringrazio per la vostra attenzione, l'appuntamento con l'informazione di Telecittà è per domani alla stessa ora.